Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana, cura della redazione di Italia 7. L'organo legislativo si è riunito con le priorità in cima alla lista degli interventi da effettuare nel piano diviso in tre capitoli per i finanziamenti europei. Il dibattito. È ripreso il dibattito in aula sulla comunicazione svolta lo scorso 28 settembre dal Presidente della Giunta regionale, Eugenio Gianni, relativa all'approvazione delle linee strategiche per la programmazione europea 2021-2027. Tanti gli obiettivi da realizzare su tutti quello centrale, cioè intensificare la crescita. Vincenzo Ceccarelli, partendo dall'apprezzamento per la comunicazione e dalla constatazione di vivere in una delle regioni più evolute, avanzate e appetite nel mondo, si è soffermato sulla necessità di affermare non solo la pari opportunità di genere, ma anche quella tra i diversi territori. Sono fonti che ammonteranno grosso modo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR che sapremo catturare e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione per eh, migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre toscane, quella metropolitana che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della Costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fra fragilità. Abbiamo sottolineato sette punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi sette anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula. Quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Secondo Alessandro Capecchi, in una situazione così compromessa e messa a dura prova dalla pandemia, si continua a non affrontare diverse questioni di fondo, come la distruzione del tessuto economico diffuso, il dominio ineluttabile della tecnica sull'uomo, la presenza tollerata di veri e propri paradisi fiscali. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni eh, di intenti molto generiche, ma non si finalizza eh, questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e redistribuirla. E non si capisce come mai eh, prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% per che, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Un appello a fare presto e bene arriva dalla consigliera della Lega Elisa Tozzi. Per noi in questo momento le priorità sono chiare, economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa Regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa Regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle, delle risoluzioni eh, che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano eh, diciamo incentivi alle aziende, che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che erano, presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi il creare una sinergia tra nuove, tra nuove industrie che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenze di aree industriali dismesse, ecco su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Per Irene Galletti, che si è detta contenta di parlare di fronte al Governatore per guardare insieme al futuro, la qualità della vita va oltre il PIL. Un'attenzione particolare a quella che vi è stata ribattezzata il BES, il, eh, la cabina di regia Benessere Italia che è stata varata dal governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione, che, ritiene, che richiede l'analisi di molti altri parametri, quali per esempio quelli relativi allo stile di vita e di salute, alle condizioni ambientali, perché se vogliamo davvero che questi investimenti vadano per le prossime generazioni, oltre che per quelle attuali, e siano davvero un salto di qualità dal punto di vista esistenziale, dobbiamo affidarci a nuovi paradigmi e abbandonare quelli del passato. Il PIL, l'economia è importante, sì, ma non è tutto. La qualità della vita delle persone e dell'ambiente è al centro di quel nuovo umanesimo che questo nuovo progetto e anche il PNRR deve promuovere. Altro argomento affrontato dall'Assemblea regionale toscana, quello del social housing. Le opinioni dei consiglieri. La Regione potrà spendere di più per il social housing. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole a maggioranza, 21 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti, la proposta di legge Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali. L'atto autorizza per l'anno 2021 la spesa massima di 1 milione di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo Housing Toscano Investire per la promozione di servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Con l'esplosione della pandemia gli interventi di social housing si sono rivelati preziosi in un'ottica di supporto a problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale e nel loro ruolo di presidi sociali nel fornire spazi e azioni a servizio delle comunità. A illustrare l'atto in aula il presidente della commissione sanità Enrico Sostegni con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, a autorizzare la Giunta ad acquisire un altro milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale ricordiamo che cosa è, è la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa nel 2014 la regione ha fatto un bando aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale questo ha permesso con il primo investimento e con il secondo del 2020 con 7 milioni di euro di mettere di avviare investimenti per 140 oltre 140 milioni di euro, e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. La relazione del presidente Sostegno ha lasciato qualche dubbio al gruppo della Lega. Abbiamo deciso di votare un'astenzione perché contro le case popolari, proprio eh, moralmente, non ci sentiamo di andare, di andare contro. Però devo dire quali sono le criticità di, questo, di, questa, di, diciamo, di questi investimenti, perché si parte dal 2014 quando sono stati investiti 5 milioni e sono state comprate delle quote di un fondo privato, sottolineo privato, anche perché mi è stato rinfacciato questo in, in aula, ma è un, è un soggetto privato dove la composizione dei soci però... È pubblica, però chi gestisce il fondo è un privato, è bene essere chiari. E diciamo che questo nel 2014 aveva eh, come impegno da parte della regione la realizzazione degli alloggi sociali. Nel 2020 è stata fatta un'ulteriore richiesta di una, sono state comprate ulteriori quote come. Eh, appunto, di, per un importo di 2 milioni e qui si cambiava la voce dell'investimento e si parlava di promozione per realizzazione alloggi sociali prima era la realizzazione adesso siamo alla promozione per la realizzazione terzo promuovere i servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi e cambia ancora per cui all'interno di tutto questo percorso sinceramente io avevo bisogno, tutta l'opposizione aveva bisogno di chiarimenti di questo. Non hanno partecipato al voto i consiglieri di Fratelli d'Italia. Noi pensiamo che si debba rivedere tutta eh, la discussione in ambito regionale, sicuramente il tema dell'housing sociale, ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato. È una prima risposta. Noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo, debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana, dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari, perché con quei soldi si può rigenerare tanto patrimonio che sta accadendo, se ne possono costruire dei nuovi. Quindi il tema delle alienazioni deve essere un tema dibattuto, così come il tema dell'housing sociale, così come il tema appunto dell'abitare nelle periferie e nei quartieri popolari. Altro argomento all'attenzione dei consiglieri regionali è quello del diritto allo studio. È passata una proposta di delibera. Sì, dell'Aula di Palazzo del Pegaso, con 20 voti a favore e 11 contrari, al bilancio consuntivo 2020 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Nel corso dell'illustrazione, la presidente della commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali, Cristina Giachi, dopo aver ricordato come il 2020 sia stato segnato dall'emergenza legata alla pandemia con conseguente dispendio di risorse per i protocolli di sicurezza anche per le case degli studenti, ha parlato della Toscana come di una delle poche regioni in Italia che riesce a garantire a tutti i richiedenti le borse di studio. Abbiamo approvato il bilancio con alcune raccomandazioni al Consiglio eh, del DSU dell'azienda per il diritto allo studio, dando indicazioni per un investimento fondamentale sulla mensa di Siena dell'Università di Siena, un immobile che era chiuso e che aveva bisogno di interventi, ha bisogno di essere riaperto come servizio all'Università di Siena e poi abbiamo dato indicazioni di continuare nell'opera di miglioria organizzativa per far fronte alla, a un'ottimizzazione della spesa che ci consenta di rispondere sempre, a, alla, di essere all'altezza delle aspettative degli studenti toscani. La Toscana è una regione dove tutti coloro che hanno diritto ricevono una borsa di studio ed è molto importante mantenere alta questa prestazione e essere all'altezza delle prestazioni dei giovani. Luciana Bartolini, vicepresidente della stessa Commissione Cultura, ha annunciato il voto contrario del proprio gruppo. Continuano ad esserci problematiche, così dicono gli studenti, per varie questioni all'interno delle strutture e più che altro loro rivendicano sempre la disparità di trattamento tra le varie sedi. Abbiamo visto in commissione che probabilmente si andrà verso una ristrutturazione della mensa di Siena che è sempre stata quella diciamo, che ha creato problematiche perché era esternalizzata. E quindi forse quel problema verrà risolto ma non sappiamo quando. E quindi eh, non avendo risolto o perlomeno risolto solo in parte le problematiche, Abbiamo votato contro. Le novità del bando per le borse di studio sono state la previsione di due sole fasce di reddito invece delle tre usuali per la diversificazione degli importi della borsa, l'incremento del valore del servizio alloggio correlato alla borsa per gli studenti fuori sede da 2.100 a 3.000 euro e poi c'è stato un ulteriore bando per le borse di studio. Per quanto riguarda le attività di DSU continuiamo purtroppo ad avere ancora gli stessi problemi che ci hanno accompagnato prima della pandemia per quanto riguarda gli alloggi universitari. E e le quindi continuiamo a dire che ci sono ancora molti miglioramenti da fare e si procede ancora però nella stessa direzione. E ci sono stati dei miglioramenti ma non sufficienti quindi anche lì dovremo di nuovo e penso rivalutare quella che è l'attività del DSO soprattutto perché tutti quegli studenti che restano scoperti dal, dai contributi per quanto riguarda l'alloggio che è uno dei passaggi più onerosi. Ed è tutto anche per questo numero di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.